Buonasera, bentornati al Post TG. Oggi parliamo di arte, di cultura, di spettacolo, perché i riflettori del Sacromonte, e non solo del Sacromonte, come tra poco ci spiegherà l'interessato e ospite, stanno per accendersi. Su cosa? Sulla nuova rassegna, sul nuovo festival tra Sacro e Sacromonte. Allora, un ciao a distanza ad Andrea Chiodi, che ne è ormai lo storico fondatore e direttore artistico. Un ciao come sempre a Davide Giuliani in collegamento da Roma. Dunque, Andrea, se non vado errato, si parte il 4 luglio. Dacci subito qualche anticipazione. Sì, cominciamo il 4 luglio, si riparte con Tra Sacro e Sacromonte. Sono molto contento perché ripartiamo un po' da dove abbiamo cominciato, con il Vangelo secondo Matteo, con Laura Marinoni. Laura Marinoni è oggi una delle grandi protagoniste del teatro di prosa italiano, quindi ripartire dall'origine vuol dire anche riportare al Sacromonte queste grandi voci, che sono le grandi voci del teatro italiano, che è stata proprio la specificità di questi anni al festival. Quindi io sono molto contento di ripartire proprio da lì. Certo, è una scelta difficile, è una sfida, ma la sfida è quella di ripartire da qualcosa di grande, di importante, così come abbiamo fatto nella primissima edizione. Quindi io sono molto molto contento di questo. Il 4 luglio partiamo e poi da lì tutta una serie di altri appuntamenti uno dietro l'altro. Davide Giuliani, a te la parola e l'ospite. Sì, buonasera, buonasera Matteo, buonasera Andrea. Io volevo fare una domanda molto semplice, volevo chiedere ad Andrea che cosa si aspetta da quest'anno, da questa nuova edizione della manifestazione, e poi per la prima volta in alcune occasioni, come ci diceva, verrà abbandonata la cima del Sacromonte, che ha fatto, diciamo, un'icona di queste prime edizioni. Volevo chiedere se, a dispetto appunto della maggiore possibilità di pubblico, si perderà qualcosa in quello che abbiamo visto rispetto fino ad oggi, insomma. Dal pubblico mi aspetto che continui ad essere numeroso, che continui a, come dire, a stare alla proposta che noi facciamo, che non è una proposta semplice, è una proposta di grande qualità, di grande ricerca, di grande desiderio di passare del tempo buono insieme. Quindi l'idea che la gente possa venire e poi possa incontrare gli artisti da vicino, perché questa è la caratteristica bella del festival, che la dimensione è di grande scambio, di grande possibilità di incontro tra gli artisti e il pubblico, e che fa gli artisti che vengono si permettono anche delle cose che in altri circuiti teatrali difficilmente si potrebbero portare in scena. Quindi io dal pubblico mi aspetto un po' di affetto, come sempre, per questa avventura, per questa proposta che noi facciamo, e che ci sia veramente un legame stretto con loro. E il rapporto poi invece con le istituzioni, che sono le istituzioni pubbliche, è quello di starci a fianco per far crescere questa realtà, che può diventare, secondo me, veramente un fiore all'occhiello, non dico tanto solo della città di Varese, ma della Lombardia, perché il Sacromonte è un luogo straordinario e il festival non fa altro che mettersi a servizio di un racconto che già da centinaia di anni è presente in quel luogo, che è il racconto della fede. Sono le grandi domande dell'uomo, come sempre. Il festival non vuole essere un festival confessionale, pur avendo nel suo, come dire, nel suo titolo la parola sacro, ma vuole essere un festival capace di far alzare lo sguardo, così esattamente come nel 1600 hanno fatto gli artisti, costruendo e immaginandosi questo luogo straordinario che è il Sacromonte. Quindi le istituzioni pubbliche devono capire che queste possono essere delle occasioni straordinarie di rilancio di questo territorio. I privati credo che possano essere un motore importante per la città, questo lo immagino in generale, ma sicuramente anche per il festival e per le attività culturali di un territorio. Andrea, brevemente, un'ultima domanda su qualche retroscena, qualche notizia sfiziosa che il pubblico non può conoscere, che riguarda le tante passate edizioni, tanti ospiti prestigiosi che hai accolto in vetta e che appunto oggi ci puoi magari svelare perché ti è rimasto particolarmente impresso. Ci citi un paio di accadimenti curiosi? Ma Tony Servillo ai Giardini è stato il desiderio di festeggiare i 15 anni del festival.
Sono 15 anni, quindi è un anniversario importante per una realtà culturale e invitare Tony Servillo, che è uno dei grandissimi volti del cinema e del teatro italiano, e farlo confrontare con Testori, che è stato uno degli autori che abbiamo molto molto frequentato al festival, e un Testori che ci racconta di Renato Guttuso, quindi una serata estremamente per Varese e per la città, e quindi ai Giardini per questo motivo. E sono molto felice di questo perché ci si sposta. Diciamo che non mi costa fatica spostarsi dal monte e arrivare ai giardini. Anzi, credo che sia l'occasione per far conoscere il festival a chi ancora non lo conosce. Quindi vi aspettiamo in tantissimi perché sarà, credo, una serata importante per la città di Varese. Grazie Andrea Chiodi, grazie Davide Giuliani, in bocca al lupo al Festival tra Sacro e Sacromonte, mi raccomando, seguitelo con il consueto affetto. Il Post TG torna domani, arrivederci e buona serata.